Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in un attesissimo, come sempre, Know Your Rhymes. E nonostante finora abbia parlato principalmente di canzoni moderne, diciamo, oggi voglio portarvi un po' indietro, non troppo, precisamente a dicembre del 2014, quando J. Cole pubblicò l'iconico 2014 Forest Hill Drive, album fantastico, apprezzatissimo da molti e soprattutto pietra miliare del rap. E soprattutto J. Cole, artista che forse non conoscerete se siete fra quella fascia di persone che tendono ad ascoltare soprattutto New School, ma è un artista che in America è veramente straascoltato da tantissimo, ancora ultimamente ha fatto uscire tipo KOD, un nuovo album, ed è stato ascoltatissimo anche quello, e da lì poi tutta la faida, fra virgolette, con Lil Pump e la discussione appunto con la nuova scuola. E sta di fatto che stiamo parlando di un artista da più di 20 milioni di streaming mensili, quindi molto ascoltato in America, ma che in Italia alla fine conoscono veramente in pochi. E oggi parleremo di Wet Dreams, una delle sue canzoni penso più famose, con circa 400 milioni di streaming su Spotify, canzone globalmente reputata una fra le migliori di Forest Hill Drive assieme a No Role Models, e soprattutto, questo penso senza ombra di dubbio, uno dei migliori storytelling degli ultimi tempi. E me la sto prendendo con calma, infatti so già che questo sarà un video un pelo più lungo del solito, quindi piuttosto guardate la puntata, ma veramente ci tengo un sacco a parlarvi di questa canzone perché è uno dei miei pezzi preferiti che conosco ormai da una vita e vi suggerisco da una vita su Instagram. E soprattutto la cosa che mi ha sempre fatto impazzire è che comunque tutte le volte che la suggerisco tutti la apprezzano sempre. Quindi anche se in caso non vi interessasse in particolare vedere il video della spiegazione, delle liriche, eccetera, vi suggerisco di andarla a sentire perché se siete ascoltatore della musica rap americana non potete non conoscere un artista come J. Cole. Ma partiamo subito perché J. Cole inizia proprio spiegandoci quello di cui parlerà in pratica e dice: "Let me take you back, man. Lasciate che vi porti indietro. Come lo faccio io, così bene." Infatti non è il primo storytelling che fa, è molto bravo a farli, però questo penso sia appunto uno dei più famosi. E ad ogni modo parte subito con la prima strofa in cui ci introduce il tema vero e proprio della canzone. In pratica proprio nella prima barra ci attrae subito l'attenzione. Infatti dice: "Non esiste nulla come la prima volta", e inizia poi effettivamente a raccontare. Era nella mia classe di matematica, ma di base non esiste nulla come la prima volta. E questo sarà il tema generale su cui girerà tutta la canzone, che alla fine gira sempre attorno al ritornello. Let me take y'all back, man, as I do so well. It wasn't nothing like that first time. Inizia comunque appunto con lo storytelling, dicendo: "Era nella mia classe di matematica, capelli lunghi, pelle scura, con un fat ass. Si è seduta vicino a me, scherzavamo, ridevamo, giocavamo, e quindi la prof si incazzava sempre. Quindi ci passavamo delle note. The teacher got mad, so we passed notes." She was in my math class, long hair, brown skin with a fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. E secondo me è solo che con questo breve inizio J. Cole dimostra quanto sia bravo a fare questo genere di cose, in particolare le liriche e scrivere testi. Descrive infatti, almeno secondo me, poi ovviamente fatemi sapere la vostra, è possibile che a molti non piaccia, descrive comunque una situazione generale in pochissime barre e la descrive proprio al 100%, capiamo infatti la sua mentalità, perché ci dice che aveva un fat ass, quindi capiamo il tipo di persona che ha lui e il pensiero da ragazzino che aveva anche, e di base cattura l'attenzione e secondo me ti fa immergere al 100% nella storia. Ad ogni modo continua dicendo che "it started off so innocent", è iniziato tutto così ingenuamente. "She had a vibe", lei aveva una vibe, "and the nigga started digging it", che in realtà non saprei esattamente come tradurlo, ma digging a vibe vuol dire piacere a qualcuno, comunque apprezzare il carattere di qualcuno, quindi in pratica "I dig your vibe", mi piaci. E lui fa un gioco di parole su questo modo di dire, rigirando un po' la frase, dicendo che lei, she got a vibe, e quindi lui ha iniziato a digging it, digging letteralmente scavare, quindi scavare la vibe, ha fatto un gioco di parole. Se sapete spiegarlo meglio, ovviamente fatemelo sapere. Ad ogni modo continua sempre descrivendosi, dicendo di essere comunque un ragazzino che aveva una crush, quindi una cotta. "Trying to play that shit cool". Infatti il punto importante di tutta la canzone è il carattere di J. Cole e come J. Cole si atteggia, quindi che provava a fare il figo. Ora non so esattamente come si possa tradurre "playing that shit cool", però vuol dire tirarsela, in pratica provarci, tacchinare. E quindi va avanti attaccando una frase, un'altra frase che sembra essere quasi continua, ma in realtà sono due cose completamente diverse, dicendo:
dicendo che non poteva aspettare di arrivare a scuola, sempre dicendo Enigga. Enigga in questo caso si riferisce a lui stesso. Perché quando vedo che porta quei leggings, quando vedo quei fianchi e quando vedo quelle labbra, got me daydreaming, mi fa sognare ad occhi aperti. E qua il tasto direi che parla da solo. E continua come se entrasse dentro il suo stesso pensiero di daydreaming appena citato, quindi nel suo sogno ad occhi aperti, pensando how she rides on it, quindi letteralmente come lo cavalca, significato direi che si intende, if she sits on it, se ci si siede sopra, if she licks on it, lick, leccare, rendendomi complicato ad alzarmi. Quindi quindi J. Cole è in una situazione ben precisa. Lui in questa classe di matematica con questa ragazza che gli piace, con cui in pratica si sta iniziando a sentire, ma non c'è ancora niente di avviato. Ma aspettate, perché continua a dire che il tempo scorre, aumenta l'attrazione, attraction getting deeper. Wet dreaming dice addirittura che, tradotto in termini scientifici, diventa emissione notturna, che in pratica è una condizione del sonno in cui si sogna di fare sesso, così realistica da riuscire addirittura ad arrivare all'orgasmo, tanto che Cole la descrive semplicemente thinking that I'm smashing but I'm sleeping, ossia sto pensando di star scopando ma sto dormendo. E appunto qui inizia il suo pensiero, quindi scopare. Dice infatti lo voglio un sacco, ma è stato così ossessionato. E poi c'è una svolta, la prima svolta diciamo delle tre, che ci sarà una per ogni strofa, e in pratica la ragazza, dopo che stanno un po' lì a discutere, a parlare, così che si sentono da un po', tra queste note che si scrivono le scrive hai mai fatto sesso prima? E Cole conclude la strofa semplicemente con un damn, quindi in pratica con un cazzo, dannazione. La prima strofa infatti secondo me è molto molto bella, introduce la situazione alla perfezione e ci collega subito al ritornello, che in pratica è sempre il ripetere della stessa frase, ossia I never did this before, no? Ossia I never did this, non l'ho mai fatto, before, prima, non l'ho mai fatto prima. E da qui passa subito alla seconda strofa, in cui continua sempre questo storytelling ovviamente. E, come è chiaro che sia, ci spiega la sua risposta. E dice, le ho risposto scrivendo, certo che ho fatto sesso prima, sapendo di star mentendo. Sono tipo un pro, baby, sapendo di starmi atteggiando, knowing I was stunting, la stavo ingigantendo. Ma se avessi detto la verità, dice, sapevo che sarei stato scaricato. Never been in pussy since the day I came out one butt. Qui fa proprio un sacco di giri anche sulla metrica, su come costruisce le frasi, fa proprio un sacco di cose. Quindi io vi spiego solo la traduzione letterale, però vi suggerisco davvero di andare a sentire la canzone perché è costruita proprio strabene. E comunque dice di non essere mai entrato in una vagina da quando c'è uscito. Quindi in quattro barre esatte spiega il suo atteggiamento, la sua idea in quel momento e la sua risposta alla ragazza. Continua comunque dicendo but she don't know that, quindi ma lei non lo sa. Così dice la risposta della ragazza, che ovviamente risponde con un nuovo biglietto e dice ah sei un pro, perfetto, voglio che mi fai vedere. My mama gone for the weekend, mia madre se ne va nel weekend, quindi sabato baby possiamo divertirci. She don't know that, so she done wrote back and told me, oh, you a pro, homie? Well, I want you to show me. My mama gone for the weekend, so Saturday, baby, we can get the freaking. E qui, secondo me, la storia prende la piega perfetta, nel senso aspettata ma non troppo, che ti fa vedere Cole come proprio un ragazzo sperduto in mezzo in una situazione del cazzo, e soprattutto ci mette in una condizione che ci fa immaginare la ragazza in un certo modo, ma vedrete come va avanti la faccenda. Lui semplicemente continua di nuovo descrivendosi, quindi dicendo che è agitato, spiegando che il cuore inizia a battere, gli iniziano a sudare le mani, e spiegando che lei ha svegliato il suo little man, il suo ragazzetto, e dice sempre mantenendolo in un contesto scolastico, plastico, però per favore non mi faccio alzare. Please don't make me stand up.
e andiamo avanti perché ovviamente Cole risponde. E risponde all'offerta dicendo: perfetto, suona bene, fantastico, sounds like a plan, sembra il piano. Dice proprio continuando a cercare di non smarronare, cercando di tenere, continuare a tenere un certo rigore. E conclude però anche questo secondo verso dicendo che comunque ad ogni modo aveva mal di pancia, aveva lo stomaco che si girava e che sapeva benissimo che era vergine. Fuck. La chiude proprio con un fuck, chiude il secondo verso così. Quindi secondo me ci fa proprio capire il panico di J. Cole in una situazione come quella. E infatti come prima ha chiuso con il damn, quindi con il cavolo diciamo, stavolta ha chiuso con fuck, quindi è come se avesse chiuso prima con cazzo e dopo con merda. E a qui, ovviamente, si attacca il ritornello. I never did this before, no, non l'ho mai fatto. E collegata arriva la terza ed ultima strofa, che in pratica c'è poco da spiegare, parla da sola. E inizia con Cole che si pone una domanda, quindi ritorniamo all'interno del pensiero di Cole, in cui ci dice proprio la sua condizione. Sapete cosa provate quando saprete che starete per venire per la prima volta? E si dà una risposta che non è una risposta, dicendo: spero non noti sia la mia prima volta, spero che my shit, la mia cosa, sia grande abbastanza per scoparci, e soprattutto prego Dio di non farmi venire presto. E spiega i momenti subito prima di dover raggiungere la ragazza, dicendo che guardo porno per sapere come farlo nella maniera giusta, provando i condomi, i preservativi, e poi effettivamente, finalmente, più o meno, arriva dalla ragazza. È infatti a casa sua con i polsi sudati, della gomma in tasca, rubber, quindi in pratica sta parlando dei preservativi, and an erection. I'm watching pornos trying to see just how to stroke, right? Practice putting condoms on, how we go, right? I'm in a crib now, nigga, palm sweating, with a pocket full of rubbers and an erection. E poi arriva il momento, meglio si avvicina lentamente. Infatti dice: è quando le mie mani hanno iniziato a toccarla, il suo viso si è arrossito e Enig, quindi un negro, ma sta sempre parlando di lui, si è girato e messo sopra. E descrive proprio la situazione in maniera alla fine erotica, dicendo che lei le ha slacciato i pantaloni, lei ha iniziato a toccarsi in pratica. Chiude con: oh baby don't stop, non ti fermare. That's when my hands start touching and her face start flushing and a nigga roll over on top. And then she get my pants up buckled and her hands start rubbing on me. Ooh girl don't stop. E poi, come lui stesso dice, it's time for action, è tempo di agire. Prendo i miei condom, molto smooth, quindi come fosse un'abitudine, molto smooth, quindi leggero. E quindi, in una situazione del genere, immergendovi nella testa di Cole, cosa potrebbe succedere? E spiega, infatti, che subito prima che lo mettessi dentro, lei si è tirata indietro, mi ha preso e ha detto: I wanna get something out my mental, voglio togliermi qualcosa dalla testa. I can tell you a pro, posso dire che sei un pro, but baby be gentle, ma baby sii gentile. Perché? E attacca il ritornello. I never did this before, no, non l'ho mai fatto prima. Quindi raga, questo è il testo, in pratica la storia di appunto la prima volta di J. Cole, che poi non sappiamo se sia veramente la sua prima volta, si crede di no, ma ad ogni modo è senza ombra di dubbio una storia molto bella e molto ben raccontata più che altro. Infatti la cosa che a me ogni volta fa impazzire è il fatto che sia raccontata proprio alla perfezione. E comunque raga, è una canzone che dura più o meno 3 minuti e mezzo, quindi in 3 minuti e mezzo lui ha raccontato una cosa veramente pazzesca. Ma nonostante possa sembrare forse un po' cringe tradotta questa maniera, è un testo che tenevo particolarmente a tradurre, perché capisco che senza di me molti non la capirebbero. Quindi al di là della storia di per sé, trovo sia uno storytelling bellissimo, e il mio obiettivo è quello di farvi tranquillamente capire quello che dice, anche se la prossima volta, al posto che andare su Google Traduttore e fare cose, mentre ascolterete la canzone aprirete semplicemente il testo e gli darete una letta veloce mentre l'ascoltate. Datemi retta che probabilmente cambierà qualcosa e riuscirete a vivervi la canzone in una maniera completamente diversa. Il mio obiettivo alla fine è cercare di farvi apprezzare un po' quella che è la musica americana, entro i limiti ovviamente, però come si può. Ad ogni modo, appunto, sembra descrivere la prima volta di J. Cole, che sembra sempre playing it cool, quindi tirarsela, fare sempre il figo, però nascondendo la
verità, diciamo, dietro uno schermo di menzogne. E per chi non l'avesse capito, tutto finisce che dopo tutte le mille paranoie che Jacob si è fatto per due strofe, si scopre che in realtà la ragazza era vergine anche lei. Quindi tutto è andato proprio alla perfezione, evidentemente, per Jacob. Quindi boh, la cosa che piace a me è che proprio secondo me si riesce a percepire le emozioni, si riescono a percepire le emozioni che Cole voleva trasmettere. Quindi è proprio molto bella come canzone, secondo me. E quindi, niente, tutto qua. Il video finisce qua. Questa era Wet Dreams di J. Cole. Abbiamo parlato più che ampiamente di questa canzone. Spero che vi piaccia sia la canzone che il video che tutto nel complesso, che vi sia interessato. Fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente della canzone. Spero ad ogni modo magari di avervi fatto apprezzare un artista che in Italia non viene sempre apprezzato, ma che secondo me merita veramente tanto. E niente, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo a un prossimo video.